Qualcosa si vede. Bene, molte grazie a Anastantoni per l'invito. Io sono veramente un turco alla messa, nel senso che non so molto di astronomia e tantomeno di astronomia antica, però siccome l'anno scorso avevamo fatto questo bel convegno sul Vaticano 1087, in cui mi ero spacciato per esperto di codici non essendolo, oggi mi spaccio per esperto di astronomia non essendolo, astronomia antica e nella fattispecie astronomia arcaica. Perché? Allora io mi trovo a parlare primo di una serie di oratori che parleranno di astronomia greca e quindi mi arrogo il diritto di dire semplicemente che una cosa che tutti voi sapete benissimo, e cioè il fatto che i poeti greci usano molto le stelle. Mi piace ricordare questo fatto con le parole di Quintiliano, che nel primo libro dell'Institutio Oratoria parla esplicitamente di questo, della necessità per l'oratore di sapere insieme a tutte le altre discipline anche la ratio siderum. Infatti a questo punto dice appunto nex irationem siderum ignorit poetas intelligat, qui utalia mittam totiens ortur casuque signorum in declarandis temporibus utantur. Quindi è una cosa arcinota anche nelle scuole, che se uno non sa come funzionano le stelle, non capisce i poeti cosa effettivamente descrivono, quali fenomeni e a che epoche si riferiscono soprattutto. Ora, c'è un duplice problema, sono molto generale, molto banale, me ne scuso, ma almeno da quello che io ho enucleato c'è un duplice problema nel affrontare questo argomento, e cioè da un lato il fatto che, soprattutto per quanto riguarda la poesia arcaica e in certa misura anche classica, da un lato che il cielo che vedevano gli antichi non è lo stesso che vediamo noi, per via della precessione degli equinozi, dei 40 giorni famosi che ci sarebbero di differenza fra i fenomeni che vengono descritti, la corrispondenza diciamo mensile, corrispondenza nel corso dell'anno dei fenomeni descritti dagli antichi e dei fenomeni che vediamo noi, una sfasatura che diciamo a distanza di diversi secoli può avere qualche importanza sull'inizio dell'estate, l'inizio dell'inverno e via dicendo. E poi il fatto che ovviamente queste cose, queste locuzioni poi diventano in qualche maniera standard. Addirittura c'è chi pensa che fossero standard, cioè fossero locuzioni letterarie, non legate in altre parole a una realtà astronomica precisa osservata già all'inizio. Anche con il passo del quale ci occupiamo tra un attimo, c'è chi ritiene che in realtà non sia granché da considerare nel senso proprio. Ovviamente tutto il discorso parte come tutto da Omero e parte da Esiodo, però forse ancora più che non da Omero, nel senso che, come immagino tutti voi ricorderete, appunto mi rivolgo soprattutto agli orientalisti, mi vergogno, o comunque ai non classicisti, mi vergogno di dire questo dinanzi a colleghi illustri, però insomma le perifrasi astronomiche di Esiodo sono molte, sono fondamentali per stabilire la scansione delle opere, e soprattutto nelle opere naturalmente di tutto l'anno e delle attività all'interno dell'anno. Quindi il problema di capire, di identificare i fenomeni astronomici di cui parlano i poeti antichi sta anche nell'identificazione precisa delle stelle. L'abbiamo visto poc'anzi con i nostri colleghi orientalisti, non sempre si capisce bene a quale stella ci si sta riferendo. Nel caso di Omero i nomi delle stelle che vengono citati per tali non sono moltissimi, ce n'è di più, per esempio Sirio e Arturo compaiono in Esiodo, non ci sono in Omero, anche se probabilmente Omero allude già a queste stelle, anche se usa delle perifrasi. Allora, quindi anzitutto c'è il problema di definire dove parla di Sirio, dove parla di Orione, dove parla di Venere e via dicendo. E poi appunto c'è da capire grosso modo di che epoca dell'anno sta parlando. C'è un passo che viene sempre citato in relazione all'astronomia omerica, dico semplicemente tra parentesi e chiudo la premessa, che in realtà su a mio parere modesto, uno studio sistematico dell'uso delle perifrasi astronomiche nella poesia greca non c'è. Almeno sono stati fatti diversi tentativi, il libro di Hanna, il libro di Evans, tante cose nel corso del XX secolo, ma in realtà se uno dovesse cercare una trattazione sistematica ha qualche difficoltà. Prova ne sia che l'anno scorso è uscito questo articolo di Jackie Murray sulle argonautiche di Apollonio Rodio, un testo non del tutto, non poco studiato, in cui si argomenta, a torto ragione, ma comunque si argomenta con solidi argomenti anche astronomici, con programmi, software e quant'altro,
la pertinenza specifica delle perifrasi astronomiche che compaiono all'interno delle argonautiche per individuare un determinato momento nella creazione, proprio una determinata collocazione temporale di quel poema all'interno dell'età ellenistica. La stessa Marray si muova con degli strumenti ancora, dal punto di vista astronomico, magari sviluppati, da un punto di vista, diciamo, della storia letteraria, ancora un poco, ballonzolanti, fa capire che probabilmente c'è modo di approfondire questa storia per chi volesse farlo. Io quindi qui mi limiterò semplicemente a dire che il passo che sempre si cita, che infatti anche Jackie Marray cita, da cui parte tutta la storia, è l'unico passo in cui si parla in Omero di una navigazione stellare, di una navigazione con le stelle, cioè il passo del quinto libro dell'Odissea, in cui Ulisse se ne va da Ogigia. Ulisse va via dall'isola di Calipso, che è questo famoso passo in cui appunto Ulisse è al timone, governa con arte il timone, seduto appunto, e non gli cade il sonno sulle palpebre, mentre guarda appunto le Pleiadi, e mentre vede le Pleiadi, guarda le Pleiadi, e Boote che tardi tramonta, l'orsa, che chiamano per nome anche Carro, la quale si volge lì nel cielo e guarda Orione, e sola non ha parte dei bagni dell'oceano. Infatti Calipso l'aveva esortato appunto a navigare avendolo sempre, evidentemente, il carro a mano sinistra, a mancina. Allora, questa che è l'unica descrizione appunto dei non pochi viaggi di Ulisse che ha una precisa collocazione astronomica, ha dato adito naturalmente a una serie di commenti molto molto ricchi, dei quali il Tapino, editore degli Scoli a questo passo, dovrà interessarsi se e quando sopravviverà. Quando, in ogni modo, gli Scoli a questo passo sono intimamente connessi con l'esegesi ad Arato, e non poteva essere altrimenti, nel senso che ovviamente gli esegeti ellenistici danno prova in questo passo di uno sfoggio continuo di dottrina in relazione a non solo alle antecedenti mitiche di chi sono figli le Pleiadi, eccetera eccetera, quello pazienza, ma quante sono le Pleiadi, sono sei, sono sette, siamo qui all'inizio dell'estate, in che stagione siamo, quando è che Ulisse parte da Calipso, è un problema, faceva freddo, c'era il fuoco acceso, quindi forse era inverno, forse era primavera. In realtà anche ancora oggi, se voi guardate i commenti, trovate una spettacolare diversità di interpretazioni sulla precisa pertinenza cronologica all'interno dell'anno di questi versi. Si capisce chiaramente che, e questo, su questo sono tutti d'accordo, che lui sta andando verso est e verso oriente, e fin qua non c'è dubbio, però il problema è di capire se la presenza contemporanea delle Pleiadi di Arturo indichi una stagione precisa oppure no, e poi anche la posizione della stella, perché dell'orsa, perché viene detta, problema epocale, c'è un intero papiro di Ossirinco, il 2888, che parla quasi solo di questo, perché diamine la costellazione del carro, dell'orsa maggiore, dovrebbe essere l'unica che non tramonta. Cioè, è chiaro che non tramonta, e questo siamo d'accordo, ma non è l'unica, ci sono altre stelle circumpolari, perché dice Oie, allora dice è l'unica fra quelle nominate. Insomma, è tutto un discorso molto complicato che si interseca proprio a livello anche letterale con l'esegesi ai fenomeni di Arato, e non poteva essere altrimenti. Uno dei problemi ulteriori posti da questo passo, anche in vista delle sue numerose riprese successive, è quel al verso 262, opse di uonta boten, che non si capisce assolutamente cosa voglia dire, nel senso che tramonta tardi, ma cosa significa tramonta tardi nel corso dell'anno? Tramonta lentamente, opse nel senso di lentamente, nel senso che questa è l'interpretazione peraltro che danno gli Scoli, che si distende lentamente, l'asse si distende lentamente sull'orizzonte e quindi tramonta, oppure tramonta a sera tarda, e in che epoca tramonta a sera tarda. Sullo sfondo c'è anche il problema di che cosa significa sorgere e tramontare per le stelle, quindi volendo
potremmo parlarne per ore, io non ne ho la competenza e non mi azzardo a farlo, però è interessante partire da questo passo perché allora, questo è banalmente la ricostruzione che è stata fatta nell'articolo di Jackie Murray che vi dicevo, del percorso di Ulisse relativamente a questo passo del quinto dell'Odissea. Perché parto da tutto questo? Perché la cosa che voglio presentare in realtà è legata a questo passo, nel senso che volevo presentarvi all'interno della ricchissima esegesi a questo passo, in parte raccolta nell'edizione di Dindorf, in parte diciamo da aumentare e da migliorare. C'è però un singolo item di esegesi che è ignoto a tutti e che solo, diciamo, si può trovare solo se uno si mette a fare una recensione sistematica di tutti i manoscritti dell'Odissea e va a guardare anche i codici apparentemente meno promettenti da questo punto di vista. Allora, esiste un manoscritto che si trova non lontano da qui, cioè alla Biblioteca Medicea Laurenziana, che reca questa sottoscrizione, il manoscritto Laurenziano 3212, reca questa sottoscrizione che ci rende felici in quanto ci dà il nome del copista, che si chiama Antonios Damilas, che è ben noto, di stirpe cretese, che ha scritto questo non senza la ricompensa, il contributo e la sponsorship e diciamo in generale la cura del maestro Lorenzo di Firenze. Lorenzo di Firenze potrebbe essere Lorenzo Lorenzi, di un medico peraltro pisano che però era attivo a Pisa alla metà del 400, è possibile che questo codice anche per le filigrane e via dicendo sia stato vergato negli anni 60-70, forse più probabilmente 70 che non 60, a Firenze, o perlomeno ecco qui a Firenze è incerto perché la biografia di Antonio Damilas è piuttosto non è chiarissima, non è un dato erudito quello che vi sto dicendo questo perché allora, Antonio Damilas è un copista che ha vergato altre due Odissee, ne abbiamo tre sue, tutte e tre queste Odissee, una conservata a Vienna, un'altra conservata a Wroclaw in Polonia, tutte e tre queste Odissee sono Odissee belle, abbastanza eleganti, senza esegesi, senza alcun tipo di scoli, tranne quella di Wroclaw che ha una unica pagina di scoli ma poi si è stancato e ha lasciato perdere. Però Antonio Damilas non è un personaggio qualunque, non solo perché è un copista di buon livello, ma perché è il fratello di Demetrio Damilas, il quale è personaggio più noto alle cronache, oserei dire molto noto alle cronache italiane, in quanto è stato un cretese milanese, la famiglia è originaria di Creta, poi è vissuto a Milano nella seconda metà del XV secolo, nel terzo, quarto e seconda metà del XV secolo, e Demetrio Damilas ha molto lavorato in Italia, con diversi, ha copiato manoscritti, ha contatto con diversi umanisti ed è stato sostanzialmente anche il curatore insieme a Calcondila della Princeps di Omero 1488. L'edizio Princeps di Omero è stata curata dal fratello di questo signore che scrive questo manoscritto. Quindi chi ha studiato la Princeps di Omero del 1488 sa che si tratta di un'operazione molto ambiziosa, ambiziosa sia in termini del testo che è stato ricostruito, che è piuttosto curato, per una Princeps molto molto curato, e sia anche soprattutto in relazione ai paratesti che lo accompagnano, perché la Princeps di Omero è accompagnata e introdotta da una serie di la vita pseudo-erodotea, l'onorazione di Dione Crisostomo, il De Omero dello pseudo-Plutarco, insomma una serie di testi, di paratesti, sui quali è stata, soprattutto Demetrio Calcondila in verità, gli editori hanno esercitato una attività molto acuta, è stato indagato recentemente da Paola Megna proprio per lo pseudo Plutarco, insomma sì, è stato fatto un lavoro importante. Però non ci sono scoli nella Princeps di Omero, ovviamente. Allora, tutto questo è per dire che colpisce un po' che in nessuno dei manoscritti vergati da Antonio ci sia un apparato di esegesi qualsivoglia, al massimo ci sono delle piccole glosse interlineari. Salvo un unico scolio, praticamente, di fatto c'è una unica nota di un certo peso all'intero poema dell'Odissea nel nostro codice, il 3212,
apposta a 5272, cioè al verso che abbiamo appena visto. Allora, siccome la munifica biblioteca Medicina Venziana mette tutto online, quindi potete verificare anche voi, io vi porto qui anche l'immaginetta, la reliquia del nostro codice, eccolo qui che avete, è in calcio, è una pagina, avete la scrittura di Damilas con la stessa sua mano che aggiunge immagine questa nota qui. Ed è di questa che vorrei parlarvi per i prossimi 10 minuti prima di tacermi. Allora, questa nota non ha nessun parallelo nel resto della tradizione esegetica all'Odissea. Posso garantirlo, nel senso che, almeno quella conservata, è ben inteso. Non c'è niente che neanche lontanamente vi assomigli e soprattutto non c'è niente nemmeno in Eustazio di Tessalonica, non c'è niente nemmeno, non solo nei manoscritti, ma nemmeno nei commenti antichi o soprattutto bizantini. Quindi siamo totalmente abbiamo una testimonianza isolata, che però ha un suo interesse, quindi merita forse di essere trascritta e di essere letta. Allora, questa è la trascrizione più o meno diplomatica di questa cosa, dice questa cosa qui. Cata tempala medus astronomian cae sibiules parecbasin os cae en cochlidais fesin arcturu te cae catadiuontos bootu pleiadon te cae amaxes eranes. Parole in libertà. Dunque, è molto complicato fare un qualsivoglia senso di queste parole perché dicono cose che non ci aspettiamo e che, torno a dire, non hanno riscontro nel resto. Vediamo di prendere le cose una per una e cercare di capire di cosa potrebbe dire questo scoglio. Catata in Palamedus astronomian. Allora, secondo l'astronomia di Palamede, qui l'interpretazione sintattica non dà dubbio, l'astronomia di Palamede cos'è? Non esiste un'astronomia di Palamede, esiste una tradizione che fa di Palamede, che ha inventato tutto, come sapete, ha inventato l'alfabeto, ha inventato i giochi, ha inventato qualunque cosa, esiste una tradizione in verità molto minoritaria che fa di Palamede anche l'inventore dell'astronomia, dello studio del cielo. Questa tradizione si trova soprattutto in maniera chiara in uno scoglio al Prometeo di Eschilo, dove è Prometeo che rivendica di avere fatto questo, di aver mostrato il cielo alle Antolas, vi dicendo, e le Diuseis degli Astra. È Prometeo che rivendica questa cosa, ma lo scoglio dice Tau Tenteneus in Cai Palamede Prosepsen, no? Attribuito questa invenzione anche a Palamede, forse anche lui l'ha imparata da Prometeo. Qui naturalmente si pone una cronologia relativa fra Palamede e Prometeo, è un po' complicata, ma in ogni modo, comunque, questa nota, ci sono diversi scogli al Prometeo di Eschilo, a questo passo del Prometeo di Eschilo, che dicono questa cosa qui, la trovate come appunto frammento 182a e b e c e d del Palamede di Eschilo, di cui una tragedia di cui sappiamo molto poco. Abbiamo un piccolo cenno a questa cosa anche nell'Eroico di Filostrato, ma anche nel Nauplio di Sofocle, in cui appunto parlando delle imprese del figlio, delle benemerenze del figlio, un frammento in cui Nauplio si estende un po' su questo tema, ci sono anche a un certo punto gli Astra. Però, come vedete, è una menzione estremamente estremamente esile. È possibile, anzi è probabile, che esistesse nella tragedia del V secolo una tradizione di questo tipo. Però non c'è nulla che si possa specificamente accostare a un'astronomia di Palamede. Ad ogni modo, almeno qualcosa c'è. Dico qualcosa c'è perché la situazione del resto è molto peggiore, nel senso che quello che c'è dopo è Cae Sibiules Parecbasin. E qui, naturalmente, io mi rivolgo anche all'uditorio dotto e scelto qui presente, nella speranza che qualcuno mi illumini e dica: ah, brutto scemo, non hai visto una cosa evidentissima. Sibiules Parecbasin significa, a mia scienza, la digressione della sibilla. Ora, la digressione della sibilla già è una terminologia un po' strana. La digressione della sibilla cosa può essere? La sibilla non parla tantissimo nelle opere, pare quasi sia un termine retorico che indica chiaramente, o dovrebbe indicare mediamente, un pezzo di un'opera letteraria. Non è che la sibilla figuri copiosamente nelle opere letterarie, sicuramente non nelle opere letterarie arcaiche classiche, viene evocata da Aristofane, aveva una sua circolazione nel V secolo, fra l'altro qui siamo dinanzi a una sibilla unica, non alla proliferazione di sibille, quindi ancora abbiamo evidentemente una sibilla identificabile come unica. C'erano notamente dei testi oracolari in qualche modo legati alla sibilla, però per
una digressione significa evidentemente, si presume, io presumerei, un discorso un po' ampio, in cui c'è qualcosa che a un certo punto esula. Naturalmente la prima cosa che uno fa è pensare agli oracoli sibillini, perché chiaramente gli oracoli sibillini delle sibille sono. Eppure negli oracoli sibillini non c'è nulla, a mia scienza, di esattamente simile. Esiste bensì una lunga perifrasi astronomica, cioè una lunga descrizione delle stelle, alla fine del quinto dei libri sibillini, se non che peraltro è di età abbastanza, è di età tardo-ellenistica, ma quello che interessa è che questa digressione del quinto oracolo sibillino, digressione, questa parte finale non è affatto una digressione, in realtà è la descrizione della conflagrazione del mondo, quindi non esattamente una parte irrilevante, come dire, di questo oracolo. Nell'ambito della conflagrazione del mondo c'è anche una importante, lunga descrizione di quelle che sono i guai che si producono a livello astrale, a livello cosmico, e quindi c'è una enumerazione delle stelle in cui compaiono anche le stelle di cui che menziona Omero, ma non esiste nessun parallelo, nessun passo, nessuna aderenza, almeno a mia scienza, nessun addentellato preciso con questo, con il nostro passo omerico. Infine c'è la parte forse più succulenta del tutto, e cioè questo Oskai. Quando uno vede Oskai, naturalmente un studio di Scoli si entusiasma molto, perché spesso dopo Oskai viene un passo parallelo. Il problema è che questo passo parallelo è molto oscuro, per essere eufemistici. C'è però una cosa dalla quale forse potremmo partire brevemente per essere, per rafforzarci, almeno vedere se siamo d'accordo su questo, e cioè l'ultima parola. L'ultima parola questa è diplomatica, così, Iranes, versimilmente è Iranes con due ni, significa amabile, bello, è legato all'Amaxa, quindi le vaghe stelle dell'Orsa, di cui appunto dicevo. È un aggettivo esclusivamente poetico, cioè Eranes non c'è in prosa, Eranos non si può dire in prosa, non è mai usato in prosa, è usato in poesia non tantissime volte, è usato in poesia anche una volta per l'Eos, cioè l'Aurora, in Bacchino, un frammento di Bacchilide. Però insomma è abbastanza improbabile che Eranes faccia parte qui di un discorso in prosa. È quindi abbastanza possibile che siamo dinanzi a una citazione poetica. Dove comincia questa citazione poetica? Beh, direi che se, a prescindere dal contenuto, diciamo che Oskai è in Cochlidais, allora in Cochlidais sembrerebbe essere l'opera, mediamente, Fesin, non si capisce chi, due punti, e poi quello che viene dopo, Arctur, cioè tutta questa serie di stelle, che sono effettivamente pertinenti al passo omerico di cui abbiamo parlato prima, cioè da cui siamo partiti, perché c'è Arturo, perché c'è Boote, ci sono il Pleiadi, e c'è anche il carro, l'Orsa. Quindi c'è tutto, ci sono effettivamente delle stelle che hanno a che fare con questo passo di partenza, risulta poco chiaro a sapere di chi è questo passo, b sapere che cosa effettivamente dica, cioè è un frammento, è un moncone di difficile interpretazione. Allora, per essere molto sintetici, se vogliamo fare il giochino, facciamo il giochino e vediamo che cosa si può tirare fuori da questo frammento. Una possibilità, sempre partendo dall'idea che questo sia qualcosa di questa nota che si trova esclusivamente in un manoscritto del 1470, che non ha né un prima né un dopo, di cui non sappiamo nulla, né di provenienza né niente, che questo testo abbia una qualche pertinenza antica. Naturalmente possiamo anche convincerci poi che è un falso. Mi sembrava un po' difficile pensare a un falso, perché i falsi di norma fanno un po' di senso, almeno un minimo. Invece questo crea una serie di problemi, apre, squadra una serie di problemi che non sono sicuro un falsario vorrebbe accollarsi. Ad ogni modo, se noi partiamo dal presupposto che questo potrebbe essere un frammento poetico, ci troviamo dinanzi a una sequenza di questo tipo, peraltro non del tutto strampalata, o meglio, abbastanza coerente da un punto di vista metrico persino, nel senso che c'è una sequenza cretica abbastanza individuabile. Problematico l'uso dei cretici, naturalmente, problematico l'uso dei cretici, addirittura abbiamo due versi quasi simili, perché se leggiamo lo spondere iniziale, Rute carica da carta di Uon tos Bootu, Pleiadon, Tecaiamax, Seserannes, sono due cretici e un trocheo. Quindi sarebbero praticamente sarebbe una sequenza assolutamente ragionevole.
sul piano metrico. Problematico, dico, l'uso di cretici perché sono molto più frequenti in commedia che non in tragedia, nella poesia corale ci sono più in Bacchidide che non in Pindaro. Adesso si potrebbe fare un discorso metrico complicato che vi annoierebbe e delle quale pure non vanto una specifica competenza, però quello che mi preme è che il problema è più sostanziale, cioè punto primo che cosa dicono, cosa direbbero queste parole. Sono dei genitivi, ci sono quattro genitivi, quattro stelle al genitivo, Arturo e Boote, che poi praticamente sono la stessa di fatto, quindi anche questo, diciamo, sarebbe un'endia di Arturo, Tecai, Bootu, Catadiuntos, Catadiuntos che tramonta evidentemente. È un genitivo assoluto, la prima cosa che viene in mente, questo è un genitivo assoluto, al tramonto di Arturo e di Boote con sé. Punto primo, Catadiuo non è molto usato, cioè è usato Catadiuo mai, ed è usato Catadiuno, non è tanto usato Catadiuo, però diciamo siccome c'è il modello omerico, opse diuonta, mettiamo anche che Catadiuo possa essere utilizzato. Tutto sommato questo diciamo ci sconvolge relativamente poco. Il problema è che se noi prendiamo questo come un genitivo assoluto dovremmo prendere come ovviamente anche le altre, e sarebbe benissimo possibile, gli altri genitivi come legati zeumaticamente a questo Catadiuontos, ma avremmo un problema molto serio, cioè che la Amaxa verrebbe a questo punto a tramontare, e questo francamente è abbastanza impossibile, è stato improbabile che qualcuno dica che il carro tramonti. E allora a questo punto l'unica altra alternativa che uno vede è che questi siano dei genitivi, punto e basta, cioè che fossero messi all'interno di un discorso qualsivoglia, di cui ovviamente non abbiamo una precisa contezza, e che questo Catadiuontos sia un participio riferito esclusivamente a Bootes, e Boote che tramonta. Ora tutte le stelle in realtà prima o poi tramontano, mediamente, tranne appunto alcune, qui chiaramente allora a questo punto la pertinenza potrebbe essere proprio legata al fatto che c'è il modello omerico di opse diuonta Booten, è una clausola famosa perché appunto problematica e poi anche variamente ripresa nella poesia latina e via dicendo, quindi questo opse avrebbe messo in qualche maniera Boote nella situazione di essere la stella che tramonta per eccellenza in qualche modo, anche se lì tramontava tardi, qui tramonta e basta. Non lo so, nel senso che mi dà molto pensiero questa soluzione, e devo dire che Sixt Antibus Rebus io non ho delle chiavi che aprano le porte, magari a voi vengono in mente subito, ancora meno ne ho nel momento in cui quella chiave che forse potrebbe aiutarci, e cioè l'opera o l'autore dal quale viene, sono avvolte nell'oscurità, perché se ritorniamo al verso, alla citazione, qui abbiamo qualcosa come Oscar in Cochlidais Fesin. Allora, punto primo, soggetto di Fesin non c'è, non può essere Omero. Omero ha scritto delle Epichiclides che andrebbero anche bene, ma che sia che a Omero si sia mai. Allora, le Epichiclides sono un poema minore attribuito a Omero, del quale non sappiamo quasi niente, neanche il metro, però che a Omero si attribuisse poesia lirica, francamente questo è abbastanza improbabile. Omero ha fatto di tutto, ma che facesse anche lirica corale, insomma, cori tragici, è abbastanza improbabile. Naturalmente una soluzione semplice potrebbe essere quella di vedere in Enchoclidais il nome del signore considerato, e il più candidato, più ovvio naturalmente sarebbe Bacchidide, che fra l'altro va anche tanto bene con i cretici, o Sky Bacchidides Fesin, sarebbe una bellissima correzione. Un po' forse diciamo così un po' ardita, anche perché c'è N, e che N è un po' strano che si sia corrotto in N, perché N è il modo tipico in cui si introduce naturalmente l'opera nella quale, dalla quale si sta citando. Il problema è che Cochlidais, allora, Cochlion, sì, sono le conchigliette, ci sono le ostriche, tante belle cose. Cochlidais non è una parola greca, non è ovviamente come tale, Cochlidais non è un dativo sostenibile, non è una vox nihili, quindi bisognerebbe trovare un sostantivo affine, Cochlioris o qualcosa del genere. Un'idea interessante, anche perché un identico errore si verifica proprio nella tradizione di questa tragedia, sono le Colchides di Sofocle, perché nelle Colchides effettivamente noi abbiamo un paio di casi in cui en Colchisi oppure Colchides in Stobeo per esempio o in Ateneo sono scritte Cochlidais o Cochlides o en Cochlisi, quindi effettivamente questo metatesi fra lambda e chi è una cosa che c'è, che è attestata, qui di nuovo sarebbe sbagliato il dativo,
però vuol dire, in questo caso avremo Sofocle, il quale è affezionato a Palamede per altre ragioni, insomma abbiamo visto Nauplio e via dicendo. Sono nel buio, non so bene cosa fare, cioè questo scoglio bisognerà che lo pubblichi prima o poi, ma non so bene che cosa farci, non so bene che senso dargli, e ve l'ho però messo perché in realtà quello che volevo, su cui volevo concludere è questo, cioè esiste nella poesia di V secolo anche una, come ben sanno i numerosi esperti di tragedia presenti qui, esiste una tradizione astronomica non indifferente, cioè una tradizione di perifrasi astronomiche non indifferenti, esiste anche nella lirica naturalmente, però nella tragedia diciamo a volte è molto funzionale anche proprio alla svolgersi degli eventi, alla definizione temporale, per esempio all'inizio dell'Ifigenia in Aulide c'è una lunga perifrasi astronomica, nel Reso naturalmente nella Notte Fatale c'è una lunga perifrasi astronomica già avessi 520 rotti del Reso. La cosa che colpisce è che ogni volta che c'è una perifrasi astronomica, io appunto sono peregrinus atque hospes in questo tema, vado a prendere i commenti, prendo anche commenti molto recenti, e ci sono delle risse furibonde fra i filologi per identificare, addirittura molte volte per identificare proprio le stelle di cui si parla, i Protas e Meia di cui parla Euripide. Non si sa bene cosa siano, sono le stelle prime, i segni primi, quali, ci sono diverse ipotesi su quali possano essere queste, sono le Pleiadi, Boote, l'Orsa. Quindi, cioè, la cosa che colpisce da fuori è che anche nei testi sicuramente tramandati in maniera stabile, noti da secoli, commentati e ben forniti, ecco, anche in quelli ci sono delle difficoltà interpretative rimarchevoli, figuriamoci quando si trova una cosa di questo genere qui. Vi ringrazio. Grazie a Filippo Maria Pontani per questa relazione. Certo, il tema è molto interessante, le risposte forse sono difficili da dare. Cioè, civiltà, tutte quante, come un patrimonio di ricerca in campo astronomico, tale da regolare l'anno civile, l'anno liturgico, come quello accadica, come quella egiziana e poi anche in certo modo quella greca, non riusciamo a conciliare le conoscenze scientifiche con le attestazioni letterarie, o perlomeno questo è molto difficile.